Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a casa mia. Oggi è il 23 di dicembre, quindi di conseguenza ho pensato di farvi un home tour natalizio, anche se questo video penso uscirà tra Natale e Capodanno. Però comunque ci tenevo a farvi vedere casa addobbata di Natale, e già che di conseguenza volevo anche farvi gli auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo. E ne approfitto anche per aggiornarvi un po' sull'arredamento di casa, che è cambiato rispetto all'ultimo video che avete visto dell'home tour di casa mia, che vi lascio qui o qui nelle schede, sempre nel pallino delle informazioni, che non so mai da quale parte sta. Quindi iniziamo subito con il video e vi faccio vedere casa mia. Allora, appena si entra c'è l'albero di Natale, perché vi ho detto prima appunto che siamo in periodo natalizio. Di solito non c'è l'albero ovviamente, perché non è che è sempre Natale, c'è la parte dell'ingresso. Se il mio camera mi viene più da questa parte, vi faccio vedere la parte appunto che forse nell'altro video non c'era, che è questa qui, con lo specchio e con una mensolina per appoggiare appunto il modem e le chiavi quando entriamo a casa. Questa è la parte che ovviamente c'era anche nell'altro video, ed è il divano, che di solito non è così bello ordinato, perché con questa birbantella devo sempre mettere il copridivano. Questa è la parete che è praticamente nuova, e sono dei poster che mi sono arrivati da Poster Store, con cui questo video è in collaborazione. È un sito che ho scoperto da poco, è un sito abbastanza giovane perché è nato da poco, e l'ho scoperto tramite Facebook e Instagram, e mi hanno omaggiato praticamente di questi quadri stupendi, sia le stampe che le cornici quelle nere, perché quelle azzurre le avevo già a casa, erano di Ikea. Sono delle stampe fantastiche e dei quadri stupendi, oggettivamente ve lo dicono perché sto collaborando con loro, sono veramente bellissimi, non sembrano neanche delle stampe. Mi sono arrivati in 3-6 giorni lavorativi. Con le feste abbiamo avuto un po' di problemi, però veramente lo staff è stato stupendo, quindi mi hanno sentito in ogni passo. E se vi piacciono anche un po' le stampe e volete decorare la vostra casa, perché comunque quadri riempiono tantissimo casa, vi lascio giù nell'info box un codice sconto che l'azienda vi ha dato per voi, in modo che se dovete fare dei regali magari di compleanno, adesso che è arrivata la Befana, volete approfittarne appunto di questo codice per pagare di meno le stampe e i quadri che vi arriveranno a casa. Proseguendo da questa parte, il divano, vabbè, ormai avete capito che è grandissimo, abbiamo la zona del tavolo, che è rimasta uguale a prima, solamente vabbè, adesso è addobbata per Natale, perché ho messo la corona dell'avvento che abbiamo fatto insieme l'anno scorso, ho cambiato i fiori, ovviamente il rander è anche natalizio, e quella candela è nuova. In questa parte la zona della televisione è anche uguale, l'unica cosa che cambia è la mensola, che abbiamo aggiunto da poco, perché abbiamo messo il modem di Sky e la PlayStation. La new entry, che avete visto anche sempre in qualche blog, è la stufa pellet, che qui non c'era l'anno scorso da Natale, qui c'era l'albero ed era comunque vuoto, perché appunto non avevamo il riscaldamento e abbiamo inserito la stufa pellet, e con la stufa abbiamo fatto anche delle modifiche in camera da letto per poter portare il riscaldamento anche dall'altra parte della casa. Di qua la cristalliera sempre, che avete già visto, è cambiato giusto qualcosina perché mi sono arrivate altre bomboniere e altre cosine, e abbiamo sopra il presepe che avete visto organizzare insieme in un video precedente. Quando non è Natale ci sono altre cose tipo sveglie e altri suppellettili che ho poi posizionato in questo caso sopra, perché non avevo altro spazio. E proseguendo poi da questa parte, questa è la porta che dà in camera da letto. Sapete già che questa casa è un po' particolare come diciamo spazi, però per noi va benissimo per adesso. Questi quadri non c'erano nel precedente video, e sono dei quadri dei viaggi di nozze. Su questi poi mi sono ispirata per la parete che avete visto prima sul divano. Esattamente un anno fa eravamo in Messico a quest'ora. Proseguendo da questa parte abbiamo, Mia ci deve sempre seguire perché deve sempre stare dove stiamo noi, abbiamo il corridoio che è sempre rimasto uguale, non è cambiato, e qui vabbè dei quadri che abbiamo messo momentaneamente, poi devo mettere qui uno specchio. Qui l'unica cosa che cambia, mi sembra che questi quadri forse non c'erano o ce n'era solamente qualcuno, questo quadro sicuro non c'era nel precedente video e l'ho messo comunque adesso, è momentaneo però per adesso mi piace. Allora, siamo arrivati in cucina e di natalizio la prima cosa che vediamo è la tovaglia che ho cambiato, e qui i cioccolatini con anche delle cose molto carine natalizie, e niente, questa
praticamente come struttura ovviamente uguale a prima. Qui abbiamo inserito una corona con scritto Merry Christmas e da questa parte, già che siamo qui, c'è questa che è una novità, che l'altra volta non c'era, ed è un mobiletto che ho preso dall'Eurospin, molto molto carino, il quale tengo tutte quante le cose di plastica, dico piatti e bicchieri. Qui ho messo il presepe perché ovviamente non deve mancare mai in ogni camera della mia casa, con le lucine, e qui questo che abbiamo realizzato sempre insieme con i fiori autunnali, che era il centro tavola dell'ultima cucina, ho messo appunto le decorazioni natalizie. Lì dietro, poverini, le magiche stanno aspettando di arrivare perché ancora non è arrivato il loro momento. E proseguendo da questa parte, abbiamo attaccato la TV al muro, perché appunto volevamo più spazio qui sul marmo, e anche perché è anche meglio, perché la giriamo di qua quando mangiamo sul tavolo. Questa anche è una new entry ed è un carrellino che abbiamo forse montato con voi in qualche video, e sempre dello spin della Lidl, non mi sto ricordando, e si è trovato tra l'altro dello stesso colore del mobile che sta di là. Lei è sempre presente, lei c'è sempre. Di qua di natalizia ovviamente non poteva mancare la ghirlanda sul camino, che è un camino che già sapete che non utilizziamo molto, e quest'anno ho aggiunto solamente delle lucine che l'anno scorso non avevo messo. E ho anche messo queste due lampadelline che trovo veramente molto carine. Questa è una zona che abbiamo sistemato da poco con il microonde e con la mia dorata macchina del pane, che adoro. Ed è un porta spezie che abbiamo rimesso da poco all'IKEA, meno male perché lo stavo cercando veramente tanto. Zona mia, pappa mia, da bere per mia. Questo anche è una cosa che abbiamo realizzato insieme, praticamente casa mia è la pubblicità del mio canale, perché questa è una struttura che abbiamo realizzato insieme per chiudere il camino quando non ci serve. Questa macchinetta la volevo sistemare là sopra al mobiletto di là, ma siccome questo è della Dolce Gusto, della Nescafè, vibra tantissimo, l'unico posto dove la potevo sistemare, dove faceva meno rumore, era sul mare. Da questa parte abbiamo una zona un pochino incasinata ancora di casa, che dobbiamo capire come sistemare, non so se ve l'avevo mostrata già. Da questa parte poi abbiamo la cucina vera e propria, l'ho fatta apposta anche questa volta, c'è la pentola perché sto cucinando anche questa volta, ma ovviamente è normale. E capito questo perché adesso è Natale, quindi ho inserito questo, e forse l'altra volta non c'era questo che ho inserito già da un po'. Con permettere insomma altro spazio, perché sapete che qui non ho moltissimo spazio. Questa l'ho presa alla Cassabona con una spesa di 15 euro, di 20 euro di due. Questo è la solita isola dell'IKEA che è rimasta sempre uguale. Qui zona sempre idem uguale, ho solo aggiunto le cose natalizie. Questo e questo, forse questa zona qui non l'avevate vista, perché forse non mi ricordo se c'era già nel video quando ho fatto il lavoro precedente, ho aggiunto questo che è la mia bomboniera del matrimonio che non avevo ancora appeso. Ovviamente sempre fai da me. Allora, la parte che sicuramente è cambiata è questa qui, che prima non esisteva proprio, cioè il muro era completamente vuoto, dove appunto ho sistemato tutte le scatole con le varie cose che mi servono nello studio. Se volete vi faccio un room tour solo dello studio, così vi mostro tutto. E sì, è un po' incasinato perché lì ci sono i calendari del nuovo anno che devono essere poi messi al muro. Quello in realtà non c'è quasi mai lì perché sta in cucina, però siccome in cucina c'è il presepe, quello da qualche parte dovevo metterlo. Qui c'è la vera e propria, diciamo, parte natalizia, ed è un alberello che abbiamo realizzato insieme in un video precedente. Guardate, queste sono carinissime, le ho fatte con la resina. Sono dei ciondoli bellissimi. Che carini. Questo invece col film tanto tempo fa. Un altro presepe, perché ovviamente non poteva mancare neanche in questa stanza un presepe. E di qua una fotografia mia di Fabio il giorno del matrimonio, che amo particolarmente perché racchiude veramente quello che io e lui siamo. Lì la porta del bagno, questa è l'asse da stiro, e qua abbiamo la zona studio. Questo è il mio studio, il mio regno, nel quale mi rifugio quando voglio scappare un pochino dalla vita quotidiana. E di qua c'è il bagno, però poco ci interessa perché è l'unica parte della casa che non ha decorazione natalizia, oltre al corridoio, e quindi non ve lo mostrerò, anche perché è sempre quello. Questo anche stava dall'altra parte, invece adesso l'abbiamo messo qui, e già qui potete notare una decorazione natalizia, che è questa veramente sale tipo a 10 anni fa, che l'ho fatta quando veramente ero più piccolina.
Allora, eccoci qui. Questa è la zona studio che avete visto in vari video. Prima era praticamente tutta spostata verso destra e la parte dell'armadio, questo qui, era di fianco qua. Quindi era un unico praticamente mobile che arrivava poi fino a lì. Ho foderato anche questa parte qui della stessa carta da parati che ho utilizzato per anche l'armadio. Questa è la parte della pegboard, si chiama in inglese, in realtà è un pannello con dei puntini che vende anche IKEA, che abbiamo sistemato insieme in qualche video precedente se non erro. E poi sopra abbiamo una mensola con tutti i ricordini vari e cose che mi piace insomma tenere e ricordare. Nella parte diciamo proprio della scrivania non vi mostro perché veramente c'è il macello, il mio computer che in realtà è quasi morto e appunto sto editando un video, e la new entry vera e propria è la sedia che mi piace tantissimo perché è comodissima e l'ho presa dall'IKEA, non è la Marcus famosa ma è un'altra marca, non mi ricordo adesso come si chiama, comunque tutto quello che ho in nuovo o che vi posso linkare vi linko giù nell'info box. Di qua abbiamo poi appunto la parte diciamo libreria, tutta qui sopra qui, e la parte della stampante con vari fogli perché sto stampando. Di qua ci spostiamo e andiamo in camera da letto. Eccoci qui in camera da letto. Quello che è cambiato principalmente in questa stanza è il muretto che c'è alle mie spalle, che appunto è fatto di cartongesso, perché appunto abbiamo il tubo della stufa che corrisponde in quella stanza praticamente di là, che passa dietro al letto fino ad arrivare nello studio che sta di qua e sul quale sto già iniziando a mettere delle cosine. Anzi, se avete delle idee per decorarlo meglio sono ben accette, perché così possiamo decorarlo anche insieme. Quindi semplicemente qui sulla destra ho messo una piantina di IKEA, una candela sempre di IKEA e una foto del nostro matrimonio con una piccola lanterna che avevo già sul comodino. Frontalmente praticamente al letto, soprattutto a metà del letto perché voi sapete che sono precisa, ho messo la scritta che c'era sul tavolo anche il giorno del matrimonio, e sopra ho messo questo quadro, è una versione moderna della Sacra Famiglia e mi piace veramente tanto. Da questa parte invece, quindi praticamente tutto sulla sinistra, abbiamo una lanterna che avevo sempre sul comodino, i due quadri che avevo prima sul comò, non so se vi ricordate, sempre dall'altro video stavano di là, una candela e un regalo di un battesimo di una mia amica, e questi momentaneamente sono qui perché sul comò adesso vi faccio vedere che abbiamo diciamo un comò in versione natalizia. Qui abbiamo il comò, praticamente ho cambiato solamente i fiori, non fate caso dietro che c'è il citofono che devo ancora mettere vicino al mio comodino. Qui sempre il cuscino delle fedi. Questa è la parte invece natalizia della stanza ed è una candela sempre che abbiamo realizzato insieme molti anni fa sul canale, ed è praticamente la natività con i re magi di qui e il pastorello di qui. Si accendono poi le candele la sera e fa veramente un bellissimo effetto. Ok, è comparsa anche una coda di un cane ed è comparso anche il copridivano, perché ovviamente capite bene che con Mia devo mettere per forza il copridivano, ve l'ho detto anche prima. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuta la mia casa in persona natalizia. Vi ricordo sempre che giù nell'info box potete trovare il link del sito e anche il codice sconto per comprare queste meravigliose stampe. Se il video vi è piaciuto e vi è tenuto compagnia, fatelo sapere con un bel mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le notifiche per i prossimi video. Io e Mia vi salutiamo e vi mandiamo un grosso bacio. Ciao! Dai, non te le devi dire. Senta. Brava. Ciao. Grazie.